uragano di fuoco si è abbattuto qui 10 anni fa. Non ha risparmiato nulla, come vedete. La sola cosa rimasta intatta perché non poteva essere colpita è il nome del luogo. Ora potrei farvi una domandina. Come si chiama quel borgo della Campania? Ma no, preferisco dirvelo io stesso. Si chiama San Pietro Infine, un nome tragicamente familiare nel napoletano. Ma anche la tragedia e il dolore passano. Laggiù si profila un nuovo San Pietro Infine. Le braccia dei nostri lavoratori lo stanno ricostruendo più bello di prima. In Campania e in tutto il Mezzogiorno la ricostruzione edilizia ha uno sviluppo senza precedenti. La guerra non ha portato gravi danni ad Avellino, ma la popolazione aumenta e ci vogliono nuove case che si stanno costruendo alla periferia della città. E nuove case sorgono anche a Salerno. Questa terra la gioia si associa alla bellezza, una bellezza indimenticabile che poi è anche una notevole risorsa economica della Campania. Pochi luoghi in Italia hanno un richiamo turistico così suggestivo come quello della costa amalfitana. Pestum è uno dei nomi più classici di cui la bellezza ama fregiarsi in Campania, dove il mondo antico riaffiora un po' per volta dalla terra pazientemente smossa dagli archeologi. A Pompei la terra che seppelliva le antiche pietre è stata utilizzata per riempire gli stagni degli orti di Schito. I carichi di terra partono da Pompei per far tacere i ranocchi che ancora gracidano negli ultimi pantani del Basso Volturno. Ora la zona è quasi completamente bonificata. I bufali, fino a qualche anno fa, diguazzavano nelle paludi, oggi in gran parte trasformate in pascoli. La bonifica sta completando quest'opera di risanamento e oggi le draghe scavano i canali irrigui preparando la fecondazione della zona. Grande opera di risanamento idraulico con una rete di irrigazione di centinaia di chilometri ha portato la vita dove prima era morte e abbandono.
tutta la Campania è ormai una terra produttiva. L'acquaferma è sparita e quella torrentizia viene disciplinata dai canali irrigui. Quest'opera è completata dalla costruzione di ben 10 acquedotti. Da qualsiasi angolo la guardiamo, Napoli si fa sempre ammirare. Ha abituato tutti i suoi ammiratori ad amare l'umore spiritoso o patetico delle sue scene popolari, che dalle strade abbiamo visto passare nella sua pittura, nelle sue canzoni, nei versi dei suoi poeti. Caratteristici ne incontriamo dappertutto, ma come a Napoli. Ma fra la vecchia Napoli piena di acciacchi e la nuova che sta sorgendo c'è un salto di secoli. In fatto di costruzioni si sta facendo un lavoro che intere generazioni non erano riuscite a compiere. Sole e spazio per la Napoli moderna, per i nuovi rioni dei campi Flegrei e di Barra. Da un negozio qualunque, guardando in una strada qualunque, appare evidente come nella vita di Napoli non ci sia più niente che richiami i giorni tristi di 10 anni fa. Il polso della città batte regolarmente e il piacere di prendere una carrozzella per una passeggiata al sole lusinga e convince come una volta. Come una volta, tutto in ordine anche nel porto. Le navi scivolano verso l'approdo, portando un carico prezioso di scambi internazionali, di affari, di lavoro. In una parola, portano la vita. Vi ricordate com'era ridotto il porto di Napoli? Ebbene, in questi anni è completamente risanato, rinnovato in tutti i suoi impianti. Ci sono ancora lavori in corso per 1,5 miliardi e altri in preparazione per 1,5 miliardi. Il polmone di Napoli respira ormai perfettamente. L'industria napoletana ha riacquistato il pieno ritmo di lavoro,
a cominciare dal complesso siderurgico dell'Ilva, che anzi, dopo la guerra, ha aumentato le capacità produttive dei suoi altiforni. Il regolare funzionamento degli opifici viene ora assicurato dalla nuova centrale termoelettrica Maurizio Capuano. De Gasperi aziona per primo il congegno dal quale si sprigiona una forza immensa che porterà luce e benessere in migliaia di case. La pianta indica le linee di trasporto dell'energia elettrica attraverso la campagna. Questa semplice geometria racchiude la forza propulsiva di quasi tutta l'industria campana. Questa forza sostiene il lavoro, la speranza, la vita in una delle regioni più vive del nostro paese.